Buongiorno. Allora, come andiamo? Come la va, signori? Signori, come la va? Io bene. Io sinceramente la sto anche passando abbastanza bene. Un attimo che mi metto gli occhiali perché mi sono rotto i coglioni a non vederci più. Diciamo che si torna un po' su temi recenti, su temi della scorsa settimana. Oggi parliamo di cosa succede il 20 novembre. Innanzitutto vi volevo confessare, sì, lo ammetto, che ho deciso di, insomma, di riprendere questa cosa su Twitch perché io ho capito una cosa. Fondamentalmente mi piace, fondamentalmente è una cosa che credo anche di saper fare bene. Qualcuno mi ha detto che potrei essere utile, addirittura potrei essere essenziale nella vita di qualcuno. Essenziale non nel senso di essere la persona importante, ma sai, essere magari un tramite. E quindi chi sono io per dire no? Ma poi anche il fatto di tornare a leggere il giornale, parlare di queste cose, potrebbe molto piacermi. In più ho cambiato anche il format, nel senso che chi vuole intervenire, insomma, è ben accetto. A me fa anche molto piacere questa cosa di parlare con chi mi segue. Mi fa veramente piacere, pensavo che fosse una cosa magari avulsa, però evidentemente sarà una cosa scontata per chi fa lo streamer avere questo tipo di rapporto, almeno inizialmente. Io vedo gli streamer famosi che non hanno questo tipo di rapporto perché se dessero ascolto a tutti quelli che vogliono entrare a parlare, non si finirebbe più. Però secondo me all'inizio deve essere importante garantire questa possibilità di fare, ma anche ben acculturarmi, perché ci sono molte sorprese che sono arrivate e che arriveranno da chi mi segue. Cioè, è inaspettato, questa è stata una bella cosa, assolutamente inaspettata. Da questo momento in poi entriamo nel vivo della live. E in questa live essenzialmente si parla di della manifestazione del 20 novembre al Circo Massimo a Roma. Questa manifestazione si basa su un obiettivo: raggiungere 1 milione di persone. È seguita praticamente da tante persone, tanti partiti politici. Qua con tutti questi fili sto diventando un computer. Infatti, magari se guadagno un po' mi prendo le cuffie senza wireless e mi prendo anche magari un microfoncino perché sta diventando veramente molto ingombrante il gruppo di accessori che possiedo. Ma comunque diciamo che ci sono molte persone
che fanno parte dell'organizzazione. Ci sono partiti come Ancora Italia, Movimento 3V, che all'inizio hanno fatto manifestazioni separate, ora hanno fatto manifestazioni uniti, e poi ci sono anche il Movimento Gilet Arancioni, c'è Antonio Pappalardo, poi ci sono queste 12 persone che intervengono e sono. Io ne conosco 11, più i due che sono mediatori, sono presentatori tipo. E sono Ornella Mariani, Michele Giovagnoli, Francesco Amodeo, Zainz, Francesco Toscano, Mariano Amici, Rosario Del Priore, Carla Arnese, Beniamino Esposito, Rosi Canale, Luca Teodori. È la prima volta, secondo me, che le forze si uniscono così massicciamente. Manca l'avvocato Musso, anche se non so quando può essere importante, perché questi che ho citato sono più conosciuti, alcuni di questi. Poi manca Scardovelli, Saracuniam, di quelli che ovviamente sono diventati famosi, manca Puzzer, manca Laschi Lirò, ovviamente non lo so se verranno a Roma. Non penso che uno debba fare parlare tutti. Non penso che uno debba fare parlare tutti. Il registro che si può notare è politico. E quindi forse in quella manifestazione nascerà un partito politico, visto che ci sono tanti partiti uniti, più che altro una coalizione. Sapete com'è i gruppi che si fanno quando si va al governo? La stessa cosa. Tipo unire tutti questi movimenti in un unico, diciamo, un'unica coalizione, designando un premier, un po' tipo come ha fatto il PD oppure la Lega nelle ultime elezioni. Erano in questo gruppo. C'era Forza Italia, poi c'era Fratelli d'Italia, poi c'era Noi con l'Italia, non so se più UDC, Unioni di Unioni. E secondo me, se proprio non si può fare un partito, meglio fare un'unione di unioni, almeno uno non si presenta da solo. Mi sembra quantomeno lecito, perché stiamo parlando di forze vecchie contro forze nuove. Almeno le forze nuove, se vanno, diciamo, in disaccordo, devono capire che accordandosi ci guadagnano molto, perché stanno permettendo che esca qualcosa di nuovo. Poi io vi esorto sempre a non dare molto affidamento, perché secondo me in questi anni cadranno molti, diciamo, come birilli colpiti da una palla da bowling. Cadranno persone, ci sarà molta confusione. Secondo me si perderanno i punti di riferimento proprio perché è necessario che il punto di riferimento noi lo troviamo nel nostro cuore. Questo è necessario, cioè abbandonare tutte le idee di ribellione, di, insomma, di rivoluzione francese, di leadership passiva. E quindi solo in questo caso si può avere chiarezza. Io, per esempio,
Sinceramente non è che sento tanto bisogno di un Andrea Colombini che mi guidi, a me fa piacere e mi esalto ancora, sono euforico quando dice ora li mandiamo tutti a casa, però lo so bene che anche qualora mandassimo tutti a casa, se venisse un altro Draghi non saremmo capaci, non sarei capace da solo di affrontarlo. E probabilmente vivrei anche male quella situazione. Io, guardandomi indietro, sono felice, ho una bella vita, sono soddisfatto della mia vita. Non sono pulito al 100%. E quelle cose di cui io non sono pulito al 100%, non è che se Andrea Colombini diventa re d'Italia le cose si puliscono, quindi si vive questa disillusione. Però è meglio così, raga, perché uno ogni volta che soffre diventa più forte. Siamo tipo dei Saiyan. Se non ci uccidi, diventiamo più forti dell'ultima volta. E quindi, perché vado alla manifestazione del Vendi? Semplicemente per stare insieme agli altri, per conoscere Andrea Colombini, per ascoltare Michele Giovagnoli, per conoscere nuove persone. Se c'è la possibilità, magari stringere la mano a Andrea Colombini. Vedere quanta gente c'è, quando sono 100.000 persone con i miei occhi. Secondo me non ci sono i numeri per arrivare a 1 milione di persone. Mai nessuno è arrivato a organizzare una manifestazione con 1 milione di persone. Secondo me non ci sono i numeri, anche vedendo per esempio i followers delle persone che lo stanno organizzando, quello che ne ha di più mi pare che abbia 200.000 followers di Sandro Torella, gli altri hanno 150.000. Chissà, il Movimento 5 Stelle quando ha fatto i Vaffadei, quante persone ha raggruppato. Ci andavano, nel mio paese di San Cataldo ci andavano al Vaffadei, organizzavano le macchine, i pullman, mentre in questo caso io sto faticando a trovare con chi partire. A Palermo sappiamo che partono due minivan. Una ventina di persone. Da Palermo dovrebbero partire solo da Palermo, forse un migliaio di persone con l'autobus, poi con la macchina, l'aereo, altre decine di migliaia. Quindi è già lì che si vede la bontà di un'organizzazione. Probabilmente saremmo giusto quelli vicini. Roma, Latina, Viterbo, qualcuno da Napoli, pochissimi da Palermo, Agrigento, San Cataldo, Messina, Bolzano, Trieste, Genova, Aosta. Proprio perché non c'è stato veramente tanto coordinamento. Tra l'altro mi si è scaricato l'iPhone. Mi si è scaricato l'iPhone, guaglio. Portare anche 100 persone, 100.000 persone è importante, sì. Se noi portiamo 1 milione di persone cambia qualcosa? Sì, cambia che io ho visto 1 milione di persone presenti in una piazza, quello cambia. Il governo cadrà? No. C'è gente tipo anche famosa. Tipo Antonio Pappalardo, che è quello che guida i gilet arancioni,
forse per fortuna starà zitto, insomma, e non interverrà. Che secondo me, cioè lui ha detto che se il governo vede 1 milione di persone presenti, allora prende consapevolezza che sono la minoranza e cadranno così dallo al dove. Ma neanche se gliene porti 8 milioni, ma perché, cioè, se vengono a manifestare 8.000 persone qua sotto casa mia per dirmi esci di casa oppure abbandona casa tua, dacci 1.000 euro, non vedo perché devo farlo. Non è così, non si chiedono le cose. Se vuoi toglierlo, usi la violenza oppure usi le votazioni, le elezioni, o usi la magistratura. Non funziona così, cioè, che cazzo vuol dire? Ora Draghi si ritrova 2 milioni di persone a Roma, anche 10, e lascia il governo. Non esiste. Raga, è inutile che la volete fare passare come la marcia su Roma, perché non è la stessa cosa. Quelli già avevano dichiarato le intenzioni e non avevano, nessuno aveva osato fermarli, e siccome praticamente c'era molta violenza, mi ricordo già da prima, era una cosa diversa. Non mi illudo, e chi passa di qua e vuole venire, venga assolutamente, perché sarà una bella manifestazione. Ci sono persone intelligenti. Andrea Colombini per me è una persona intelligente, è una persona che merita tutto il diritto di fare l'influencer, perché questa persona, cioè, c'ha cuore, c'ha il talento di fare queste cose. Vedi come si pone in maniera pacifica, come ispira le persone. A me fa stare bene, sinceramente. Poi il problema un po' di tutte le persone che fanno le dirette è che si cade nella ripetitività. Infatti, da una settimana che lo seguo, Andrea Colombini, non c'è niente di nuovo ultimamente. Sempre lui fa le invettive, dice siamo la maggioranza del popolo. Non è vero, non hai i dati per dirlo. C'era un dato che diceva 50, 49% sono in no Game Pass, quelli con il Green Pass, la maggioranza del popolo. Lui dice che siamo il 60%. Ma da dove l'avete sta cosa? Lui dice che lo fanno le persone. Lui l'ha capito perché ho tante persone che non si vaccinano e gli dicono per strada che sono contro il Green Pass. Ma lui proprio dice espressamente che siamo la maggioranza del popolo di quelli che non si sono vaccinati. Io sinceramente non la vedo così, perché, che ne so, io conosco magari un 50 persone, quelli non vaccinati si contano sulle dita di una mano. Siamo secondo me il 10%, 15 forse. Anche se in Sicilia ci sono molti non vaccinati. Non credo che siamo la maggioranza e non ce n'è bisogno di essere. Saremo quelli che sono stati segnati nel sito. Saremo quelli. Ripeto, io non ho la capacità di fare una statistica vera. Però
Magari su 100 persone che conosco saranno una decina, un'undicina. Di quelli con cui esco, uscivo, dei ragazzi della mia età, sono tutti vaccinati. Solo io e un altro non siamo vaccinati. Della mia famiglia, di quella diciamo di papà e di quella di mamma, i non vaccinati siamo io, mia sorella, mio cognato, mia mamma. Mio fratello, ora che farà 12 anni, cioè una piccola percentuale. E secondo me sono così, cioè sono che in una famiglia è tutta quella lì piena, o di vaccinati o di non vaccinati, però sono poche le cose, quindi magari uno che ha una famiglia, magari ce li ha tutti non vaccinati, però magari non si accorge di questa cosa. Quindi magari Andrea Colombini, siccome nella sua famiglia c'ha gente non vaccinata, tra i suoi amici c'è gente non vaccinata, poi raccoglie persone che lo salutano, lo stimano, gli dicono che non sono vaccinati, ci sta che lui possa avere un conteggio diverso rispetto a quelle che sono le statistiche ufficiali. Comunque, io oggi pomeriggio farò una diretta sugli ospiti e forse domani mattina farò la seconda parte, oppure domani pomeriggio, forse anche meglio, su questi ospiti. Vorrei conoscerli tutti. Vorrei dare una mia opinione, vorrei dire insomma anche un'opinione generale sulla qualità della manifestazione. Io molti non li conosco, sinceramente conosco Michele Giovagnoli personalmente, però in maniera diretta. Poi un pochino conosco Francesco Amodeo, Francesco Toscano lo conosco. Mariano Amici l'ho conosciuto un po' indirettamente tramite trasmissioni televisive e gli altri li conosco poco o niente. E secondo me non è proprio il massimo di ospiti, perché per esempio a me sarebbe piaciuto vedere la dottoressa quella, la De Mari. Gianluca Spina, per esempio, non si sa dove sia finito, lui si è ritirato proprio a vita privata. E secondo me dobbiamo essere anche contenti del fatto che ci sono certi personaggi. Comunque c'è Andrea Colombini, ci abbiamo. Abbiamo Andrea Colombini, interessante, poi Michele Giovagnoli, anche se strizza l'occhio un po' a. No, strizza molto l'occhio a Alberto Ferrarini e alla Schillirò. Diciamo, io do una mia mio giudizio su Schillirò e Alberto Ferrarini. Su Puzzer l'ho detto e non mi ripeto. Su Puzzer potete andare a vedere qualche diretta scorsa. In ogni caso, la Schillirò, io l'ho conosciuta subito, sono pure andato nei suoi gruppi, ho visto le sue interviste, l'ho vista pure da Mario Giordano, una bella donna, si potrebbe truccare meglio. Mi fa piacere che legga Gandhi, mi fa piacere che legga molto, mi fa piacere che sembra una donna libera,
mi fa piacere che legga di spiritualità e che sia intelligente. Cos'è che mi crea il sospetto? Mi crea il sospetto che non sia abbastanza. Allora, sta cosa è le mascherine, cioè si è sollevata una polemica su sta cosa è le mascherine. Cioè loro, qualcuno l'ha criticata perché lei aveva detto di fare distanziamento, mascherine. Sinceramente non mi piace, perché se devo criticare il Papa, devo criticare anche lei. Io non vedo il motivo per cui fare distanziamento, mascherine, cioè se tu comunque sostieni che ci debba essere la libertà e queste cose, non mi puoi venire a chiedere questo della mascherina, non mi puoi venire a dire è meglio fare una manifestazione con la mascherina che non farla, no, cara mia, perché allora uno può dire vabbè, meglio lavorare col vaccino che non farlo. Noi abbiamo detto che non ne facciamo più compromessi. Non ha senso più accettare le regole. Ormai siamo illegali. Se tu vai a fare una manifestazione, ormai sei illegale. Dobbiamo fare questo, ma perché vi dico questo? Perché io ormai ho deciso che su questo punto non si deve transigere, perché la libertà di manifestare è importante e siccome la libertà e la salute l'abbiamo tutelata da un anno e mezzo a questa parte, adesso io vi dico, tuteliamo anche la libertà e la manifestazione, facciamo un po', giusto? Mi sembra giusto, visto che ci sono stati mesi in cui non si è votato, non si è manifestato, ora ci garantiamo un po' di libertà di manifestazione. Ci sarà anche qualche morto? Mi sta anche bene. Potrei anche morire io, prendere io il Covid, ma mi sembra che la migliore cosa, la migliore ricetta sia quella di garantire l'equilibrio nelle cose. Non totalmente a favore della salute, non totalmente a favore della protesta o del voto. È giusto garantire l'equilibrio. Quindi io, se dovessi organizzare una manifestazione, sinceramente, se dicessi che dobbiamo fare la mascherina, la cosa, sarei un coglione. Io vi dico, farei anche a meno di chiedere l'autorizzazione. Però l'autorizzazione ti può servire anche a te. Poi, se c'è qualche problema, nessuno sarà pronto lì a difenderti. Però diciamo che più che preoccuparsi di difendersi, uno dovrebbe preoccuparsi di non essere attaccato dalla stessa polizia, che ultimamente si sta un po' dando alla pazza gioia. Quindi, raga, vi devo dire che c'è molto da ridire su quello che ha deciso la Schiliro. Ha fatto 60.000 persone a Firenze, secondo me è un risultato molto ragguardevole risultato. Però non lo so, non ce l'ho sta sensazione più che possa essere un mondo di riferimento. A me sembra una persona comunissima. Mi sembra una persona comunissima. Di dire se è un gatekeeper non lo so, però tra tutte le persone che potrebbero finire in TV, perché proprio lei è Puzzer?
Perché proprio lei e Puzzer dovevano essere lì? Che ragazzi, hanno fatto qualcosa di clamoroso, è vero, però ci sono tantissime persone che hanno fatto qualcosa di clamoroso e non sono state considerate. Se io, per esempio, facessi lo sciopero della fame finché non finisce il Green Pass, nessuno mi considererebbe. Perché evidentemente non c'è un interesse del telegiornale. Forse questa cosa che l'Andra e l'altro sono finiti in televisione vuol dire perché c'è l'interesse di direzionarci tutti lì, darci un'altra speranza. Io sinceramente non sono colpito da quello che sta venendo fuori da Nandro. Non mi entusiasma. All'inizio sì, però poi non mi ha portato allo step successivo. Anche questa cosa, per esempio, del Venere vincerà, del femminismo. Ma che cazzo di senso ha? Non ha senso proprio. Cioè, questa qua va al questore, se ne esce così e poi si inventa sta cosa del femminile. Ma non ha senso. Perché vi dico questo? Perché deve essere naturale. Il movimento femminile deve essere naturale. Non va spinto. Non credo che ci deve essere un movimento che ti esclude gli uomini e che è proprio femminile. Cioè, fare gruppo fa male, fare comunella fa male, questa è comunella. Sono un gruppo di donne che vogliono emanciparsi. No, le persone che ci stanno dando più aiuto sono quelle persone che vi dicono: non dovete fare gruppo, dovete fare un lavoro su voi stessi. Questa è la cosa. Chi è che vi vuole unire, vuole fare il gruppo? No, in malafede o è ignorante, perché il gruppo non può esistere se prima non esiste il singolo. E il singolo chi è? Quello che vuole andare a Palazzo Chigi a uccidere le persone, che senza di Andrea Colombini vuole suicidarsi, che ne so, senza Nandra se ne starebbe a casa a inveire, a indignarsi alle notizie su Facebook, a litigare con i suoi amici sui social. Io vedo che la miglior rivoluzione è quella di togliere le persone un po' a poco dal sistema, un po' come succedeva su Matrix, cioè persone che toglievano a uno a uno quelli attaccati al filo, attaccati a Matrix. Quella è vera rivoluzione, perché nel momento in cui tu togli uno, lo metti dalla tua parte. Invece se tu per esempio vuoi fare come Fannandra, Venere vincerà, ragazze, uniamoci tutte perché dobbiamo emanciparci, movimento femminile, sacro. In quel caso, cioè, tu stai creando un gruppo per dare sollievo alle persone ed è come se, che ne so, l'agente Smith diventasse tipo l'esponente di quelli che vogliono ribellarsi al sistema e vi dicono: vi porto fuori da questo sistema, e poi veramente poi li riporta su un altro sistema. Diverso, per carità, ma pur sempre dentro Matrix. Per uscire da Matrix bisogna uscire da
da quello che è il mondo. A te non deve fregare un cazzo poi se c'è Nandra o se non c'è, se siamo in dittatura o se siamo in democrazia. Chi fa questi discorsi ancora non viene ascoltato. Si dice che verrà adesso un governo basato sulla New Age. Io sinceramente ancora non, anche questi della New Age non credo che abbiano così tanta forza. Appena Nandra farà magari una piazza di 600.000 persone, vorrà dire che il governo della New Age sta per arrivare. Forse non sarà neanche lei quella a governare l'Italia. Ancora deve uscire. Però adesso è confusa, non è ben delineata la situazione. Per adesso siamo in una situazione, secondo me, proprio ancora di divisione, di stress. Poi ci sarà una situazione dove lo stress magari finirà, però sarà anche più difficile per quei pochi che vogliono lottare contro lo stress, perché magari. Cioè, tu hai ottenuto tanti risultati con questi nuovi governi che ci saranno e ti dovrai mettere contro questi con cui hai combattuto e hai fatto delle guerre importanti. Quindi sarà proprio una scelta difficile, perché magari mandare a fanculo la gente che non ti piaceva è anche difficile. Però mandare a fanculo la gente che ti piace è diventare una bestia, diventare proprio una persona che magari è costretta a fare del male. Questa cosa è importante, cioè ricordatevela, perché solo in questo modo una persona può essere veramente giudicata male, può essere veramente portata fuori dal sistema. Quello è il motivo che ti può spingere a uscire da Matrix. Cioè, ora, per esempio, chi non si vaccina sono tante persone, sono milioni, 16%, quindi uno sì, può dare anche, si può dare anche degli untori, eccetera, però nessuno è fuori dalla legge e questa è una cosa, un sollievo. Siamo tanti, ma nel momento in cui praticamente tu hai un governo che si basa sull'amore, sull'amarsi, sul volersi bene, sull'essere sempre sorridenti e dolci, e vedi che la gente è rimasta rincoglionita e tu cerchi magari di svegliarla, verrai visto molto male, proprio come un criminale, perché cazzo ti verranno a giudicare come quelli di prima, ti verranno a dire tu sei Draghi, sei quello che voleva manganellare alla manifestazione perché usi questi toni violenti, sei veramente un nazista. Ci sarà modo di fare del male, magari. Io manco lo so, perché non prevedo il futuro. Però è inesorabile quello che succederà, quello che sta succedendo. Ormai si capisce un po' dove si sta andando. Perché? Allora, questo governo, questo tipo di governo finirà. Perché? Allora, ci sono adesso i Novax che, mettiamo caso, rimangono il 10%. Però piano piano le persone si ribelleranno al No Green Pass, vuoi anche perché l'1% di popolazione decide di agire con grande forza. E poi di questa cosa, per esempio non andando a lavorare, facendosi una società, non pagando più le tasse, e di questa cosa poi ne beneficeranno il restante 99%, e di questo quel 10% magari si prenderà tutti i meriti, anche se solo la decima parte di loro ha veramente cambiato le cose. E quindi questo 10% poi salirà magari al governo. E essendo che
ci vorrà molto coraggio, molto rischio del governo attuale per prolungare il Green Pass. E io vedo che ci sono persone molto contrarie anche da chi si è vaccinato. Quindi, piano piano, questa situazione farà fallire i governi, questo tipo di governo. Questo è chiaro. Perché una parte della popolazione ormai non la puoi più corrompere. Una parte della popolazione ormai. L'altra parte della popolazione sarà quella che cambierà idea. Punto. E poi quella parte della popolazione vorrà qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo non lo so perché lo vorrà, però arriverà. Per forza, perché ormai la gente si è rotta le palle di sentirsi dire sempre le stesse cose. Quindi arriverà qualcuno nuovo, qualcuno che fa finta di dare più libertà. Magari sarà una donna, sarà un uomo, non lo so sinceramente. Quello che so è che sto tipo di società sta finendo, proprio perché a livello logico ve lo spiego, non ve lo dico con cose spirituali, ve lo dico a livello logico. A me non mi comprano più dandomi il reddito di cittadinanza, non mi comprano più riducendo la disoccupazione, non mi comprano più facendomi vedere la televisione. Io me li ricorderò quelli che erano contro. Floris me lo ricorderò per sempre. Gentaglia, che ci voleva chiudere, me li ricorderò. Oltre questo, io non sarò più comprabile. Se prima nel 2019 tu mi potevi comprare dicendomi c'è il Movimento 5 Stelle, votatelo. Ma il momento in cui tu mi hai fatto soffrire la pena di stare solo a casa, no? Di perdere gli amici, mi hai fatto soffrire più in questi 2 anni che in tutti gli altri 24, e mi hai fatto fare una bella corazza. Dopo tu non puoi più metterti a contrattare. Io non sono più quello di una volta, quindi non ci sarà più il governo di una volta. Questo è il cambiamento sicuramente, guarda. Io non darò energie a quel tipo di governo. Che è buon inizio. Vabbè, raga, io vi saluto perché quello che lo devo dire, lo devo dire. Se c'è qualcuno magari vuole dire qualcosa, che mi sta seguendo, vuole venire su Discord a parlare anche di altri argomenti, non c'è problema. Anche di argomenti passati. Altrimenti io la chiudo questa live. E poi forse ci vediamo oggi alle 17. Dovremmo vederci, insomma. Tra l'altro oggi praticamente incontro il tizio. Oggi pomeriggio dico in mondo il tizio che sta organizzando sta cosa dei van, e quindi a Palermo prenderò il van per Roma venerdì alle 7. Utilizzando anche questa live dico che magari può essere che farò delle live.
può essere, se magari sono preso bene le faccio, altrimenti finiamo con la live di venerdì e poi iniziamo, ricominciamo con la live magari della domenica per farvi un resoconto. Domenica pomeriggio, quindi sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina sarò preso a fare altro. Spero di usare quel tempo per scrivere delle pensieri, di lavorare alle live. Tra l'altro dovrei comprarmi anche un'agenda, giusto per essere in forma. Oggi pomeriggio, in ogni caso, facciamo questa live dove vi parlo dei personaggi. Infatti stamattina la uso proprio per studiarmeli. Può essere che magari in questi giorni parlo di qualche libro. In questo periodo sto leggendo La scienza di diventare ricchi. Non è un libro da tutti. Se volete potete anche comprarlo a 99 centesimi o 2 euro massimo sul Kindle, su Amazon. Ve lo consiglio, sì, un pochino, però non è per tutti. Ci può stare che non vi piaccia. Io sinceramente mi sto fidando di sto libro. Proprio mi sto fidando perché questo personaggio che l'ha scritto era veramente sicuro, tanto da chiamarlo la scienza del diventare ricchi. E tanto da dire. Voi per 2 o 3 mesi usatelo proprio come una Bibbia e non leggete altro. Quindi io mi sto segnando semplicemente i punti di interesse, poi me li rileggo, poi mi rileggerò ogni giorno sto libro per 2 o 3 mesi, vuol dire che lo finirò 7 volte, perché lui ha detto dovete saperlo a memoria. Quindi un libro che ti dice questa cosa, devi saperlo a memoria, dice che tu sto libro non lo puoi giudicare leggendo una sola volta. Come può essere un romanzo? E questo è uno dei pochi libri che ho letto già 2 volte. E mi asterrò dal giudizio finché, insomma, non l'avrò scoperto a memoria. Sapete, tante cose tu le capisci leggendo tante volte. Oltre questo, ci sono delle intuizioni che mi hanno raggiunto. Un libro sul come diventare ricchi ti deve muovere un po' di cose dentro, non, perché non c'è un qualcosa da fare perché uno debba diventare ricco. Praticamente il ricco, a differenza nostra, è quello che è in grado di lavorare anche 14 ore al giorno perché ama questo lavoro e perché proprio si eccita, fa l'amore con il suo lavoro, fa l'amore con la vita perché il suo istinto è quello di produrre. Noi dobbiamo andare verso questa via. Io sono un po' a metà, però sai, quando mi si dice fai quello che ti piace fare, io proprio impazzisco perché ho tante idee, scrivere libri, fare dei post su Facebook, fare iniziative, organizzare eventi, vedere amici, fare live, fare pagine su Facebook. Solo quest'anno, tra le pagine e i gruppi, forse ne avrò fatti una decina. È questo quello che ci deve muovere, cioè fai quello che ti piace, vivi nella gioia, vivi nel cuore. Proprio è bella questa cosa, poi magari scopri che riesci a essere anche costante vivendo nella gioia. Io per esempio sono sorpreso del mio essere costante anche solo 2 settimane, però mi fa piacere che io sono stato felice di buttarmi sereno, perché era una cosa proprio che io volevo fare, l'ho fatta gratis e l'ho fatta per amore. Non è una cosa che io farei per soldi perché non ci arriverei veramente. Anzi, tipo nel 2019 ho fatto tante ore giornaliere di lavoro, però lo facevo per soldi. E
Sinceramente, manco mi riconosco più. Non lo rifarei. Quindi, per rimanere coerente, siccome non mi va più di stare qua, io chiudo la diretta salutandovi, augurandovi il bene, dicendo che vi voglio bene e che ci rivediamo alle 5. Non mi viene da piangere.